Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato ancora a voi. Una simpatica puntatella nella quale vedremo i nostri amati orologi, no? Più che altro, più che nostri, vostri, perché siete voi che mi mandate video per condividere con la community, che bel termine, i vostri orologi, la vostra passione e il vostro piccolo percorso, come si dice al Grande Fratello, in questo simpatico hobby. Quindi noi siamo qua, ce li guardiamo, noi perché siamo io, voi e lei. Siamo tutti insieme qua che ce li guardiamo e decidiamo poi quale può essere il futuro acquisto. Oppure anche solamente per farci un po' di cultura. Non è che necessariamente il tutto deve essere finalizzato all'acquisto di un orologio. Chiaramente per lei, per la scimmietta è così, deve essere tutto finalizzato al possesso più che all'acquisto. Lei, a volte c'è anche la scimmietta quella ladra, no? C'è la gazza ladra e c'è la scimmietta ladra. Per lei è anche moralmente accettabile rubarli, capito? Per lei, se fosse per lei, li acchiapperebbe tutti e, fregandosene del diritto internazionale, no? L'orologio lo vede e lo vuole, non gli interessa. Poi siamo noi che dobbiamo mediare, essendo persone civili, no, corrette, quindi comprare. Per noi è comprare, per lei è accattare. Tutto quello che viene va bene. Ora, detto questo, io vi mostro l'orologio del giorno che oggi è il mio bellissimo Longines Admiral del 1973-74, siamo giù di lì. Questa bellissima cassa quadrangolare con il quadrante che una volta era blu e adesso è questo ruggine, questo tobacco rugginoso, perché è venuto fuori, diciamo, l'ottone che c'è sotto si è scolorito, praticamente è un difetto, no? Un difetto che con il sole, con la luce, è il blu che a quel tempo faceva più questo scherzetto qua. Mi ricordo anche di un Breitling Chronomat di questo colore qua, era blu, è diventato di questo colore qua, succede con il colore blu. Come poi ho visto anche allo stesso mercatino al quale ho comprato questo, c'era un modello, lo stesso modello, però con il quadrante blu ancora in tonso, diciamo. Non l'ho preso perché semplicemente perché il bracciale era un po' più corto e perché non aveva la corona di carica originale, no? Nel momento in cui poi ecco un punto, ho dovuto scegliere di cacciare fuori il denaro per comprarlo. Ho optato anzi per uno con la corona originale e il quadrante scolorito piuttosto che uno con il quadrante buono e la corona non originale, che avrei potuto poi farla mettere in un secondo tempo, ma ho ritenuto che lo sbattimento di dover cercare una corona non valesse la pena, quindi preferisco un quadrante vissuto, rovinato, no? Ognuno ha i suoi livelli di tolleranza. Ora, detto questo, passiamo con il ditino che può essere inquisitore e può essere anche schiacciatore. Ora, in questo caso è schiacciatore, dopo sarà inquisitore, va bene? Quindi ditino, occhialo, ditino, fuoco. Ciao Davide, Ciao piacere, sono Gianmarco, un ragazzo Gianmarco, di 25 anni di Napoli. Napoli, Ti faccio bravo. vedere una prima parte della mia collezione. Il primo orologio in realtà è una parte di un regalo di laurea dei miei amici, che te lo faccio vedere, ma è giusto per un meme, perché a me piacciono i fumetti, è giusto per meme. Successivamente, ovviamente a quarzo, successivamente ti faccio vedere questo Swatch. Cos'è? Questo è di mio padre Bellino, eh? e me lo diede quando ero piccolino, ma ce l'ho ancora e ti devo dire la verità, è carino, Bello, cioè è bello. normale, è un orologio a quarzo, ma per un bambino di 10 anni è più che perfetto. Certo. Successivamente ti faccio vedere l'orologio di mio nonno, che purtroppo ora non c'è più e diciamo ce l'ho adesso io. Certo. Non sono mai riuscito a trovare la referenza di questo Longines. Longines. Questo è il Longines Full Gold automatico. Il bracciale, ovviamente, il cinturino, scusami, ovviamente non è il suo, non sono mai riuscito a trovarlo. E questo è il movimento. Sicuro è un orologio che risale agli anni 70-80, e però altro veramente non so dirti perché ho anche cercato. Fermo, ora mi fermo un attimo, ritorno indietro perché no, se me l'hai fatto vedere. Cioè, è più il tempo che mi fai vedere la scrivania che quello che mi fai vedere l'orologio. Ora, un trucco no a tutti, parlate quanto volete, siate simpatici, affabili e gioviali, ma lasciate l'orologio inquadrato, no? Almeno abbiamo qualcosa da guardare piuttosto che il piano della scrivania, no? No, è inutile, parli, parli con la scrivania lì, poi mi fai vedere l'orologio, poi riparli, parli, parli. No, ora to mi tocca tornare indietro per cercare di fare un fermo immagine e guardare l'orologio degli anni 70 e detto, guardiamo se lo trovo.
Ok, io vedo questa ferma immagine qua a 1.09. Cosa c'ha? Il fondello trasparente? Degli anni 70 con il fondello trasparente? Com'è possibile sta cosa qua? Esisteva? Non lo so, io la prima volta che vedo un Longines degli anni 70 con il fondello trasparente. Oh, eppure pensavo di conoscerle tutte, ma questa non la so, 17 Jewels, Swiss Made, il calibro non so cosa sia. 17 Rubini. E niente, io non so proprio cosa sia questo calibro qua, 17 rubini, c'è il 431 che può essere 17 rubini, però non so, non saprei, cioè che sarebbe un po' l'ultra cron. Non lo so, però c'è il fondello trasparente, la corona sottodimensionata, l'ansa lì del cinturino la vedo storta. Sinceramente non lo so, ridò il via qua da 109. Sicuro è un orologio che risale agli anni Anni 70-80, 70-80. però altro veramente non so dirti perché ho anche cercato. Attenzione, Successivamente, andando a vedere eh. i pezzi di questa prima parte un po' più carini, ti faccio vedere intanto questo Bulgari Aluminum Chrono, Oh, e simpatico. questo qui l'ho ricevuto per il regalo della mia comunione, ovviamente. Non l'ho mai messo quando ero piccolino, salvo alcune occasioni. È molto bello come orologio. Ultimamente lo sto usando Meno parecchio. male. L'unico problema è che la cassa è leggermente un po' più grande per il mio polso, che è da 16 più o meno. Non so se riesci a vedere, non riesco a metterlo più piccolino. E diciamo questo. Successivamente ti faccio vedere un orologio che secondo me non l'ha mai visto nessuno, almeno sul canale di tutti i video, non sono mai riuscito a vederlo, Vai. ed è questo Paul Picot Ah, non l'ho mai visto. quadrante blu automatico, ora non è fermo da Carino. qualche giorno, automatico, molto sottile, ha anche diciamo la regolazione in teoria per la tuta da sub, ovviamente mai utilizzata la tuta da sub, anche se molti bagni ce li ho fatti con questo orologio, e ti devo dire la verità, è molto fine, è un orologio sportivo ma allo stesso tempo è molto sottile, quindi anche abbastanza elegante. Bellino, non ho capito se è acciaio oro veramente o se è placcato PVD. Molto carino, non l'ho mai visto nemmeno io sul canale. Come stile mi piace, non capisco però la prolunga per la muta in un orologio che non è da sub, non ha la ghiera, non c'entra niente. È un orologio sportivo, sportiveggiante, che non assomiglia a nessun altro, no? Un stile un po' Datejust oppure Gentleman oppure Tissot. Bellino, mi è piaciuto, però ripeto, quella prolunga lì di lamierino per la muta cosa serve? Successivamente ti faccio vedere questo Pilot, che è un Omega Ah, Dynamic, bello. questo qui risale agli Bello. anni 90 Mi più o piace meno, molto. fine anni 90. Questo qui diciamo che è molto sportivo e diciamo per dargli un po', e come ovviamente il diametro è perfetto, e per dargli un po' un tocco diverso ho comprato questo cinturino in gomma, più che altro per l'estate, per dargli un altro Boh. carattere. Successivamente, Secondo me quel cinturino in gomma lì non ce l'hai fatto vedere montato e ci hai reso un favore perché secondo me gomma tecnica così su un orologio che è in pieno stile retro proprio non ci sta. Piuttosto un bel cinturino in cuoio con le punture chiare o gialline a riprendere le sfere, mi sembra che sono gialline, quella dei secondi che è giallina. Così sarebbe stato, ma quello lì in gomma veramente da diver, secondo me zero, eh. l'altro orologio che ci sono affezionato perché è un regalo di laurea da parte della mia ragazza è questo Glycine Combat Sub in bronzo. Ah, simpatico. Inizialmente il cinturino non mi entusiasmava troppo perché era grande, anche se in realtà poi ho visto che in realtà era molto molto bello. Molto, Cinturino molto anch'esso bello. ovviamente qui in bronzo. Certo. In realtà avevo cambiato questo cinturino con quest'altro Minchia, nato, non di questo ma colore. scusami, proprio c'è il gusto dell'orrido al 100% a questo punto. Un orologio sui toni del marrone, bronzo, no? Tutto caldo, e gli ci vai a mettere un cinturino blu e bianco, un nato blu e bianco che proprio è freddo al contrario.
Ora, magari nel contrasto potrebbe anche starci bene, ma io dubito, cioè veramente, ma un minimo di gusto estetico, no? Di savoir-faire, non ce l'avete proprio. Come si fa a mettere un nato blu e bianco su un orologio color bronzo e marrone? Ma diciamo dello stesso colore dell'orologio della Hamilton, andando però poi a cambiare il finale in modo tale da avere ovviamente questo qui in bronzo. Allora Quest'altro, sì. diciamo, l'ho utilizzato poco, questo nato, a differenza dell'altro, e dato che appunto io ho il polso molto molto piccolo, ho dovuto fare una sorta di foro un po', Mamma mia. diciamo, come capitava, e però sti cavoli, alla fine è un orologio, secondo me, molto carino, sottovalutato. Molto carino, sottovalutato, intanto ci fa sempre vedere la solita scrivania. Ora, ho visto il foro aggiuntivo, no? Il foro aggiuntivo si dice in italiano, foro aggiuntivo, che è più vicino alle anse, e l'hai fatto sicuramente con un chiodo, con le forbici, a fare il buco così, no? Vendono una fustellatrice, anch'io una volta, ma una volta sola l'ho fatto così, poi mi sono reso conto, ma esiste fustellatrice, bella, gialla, probabilmente anche qua sotto nei miei consigli di acquisto, non me lo ricordo se ce l'ho messa, fustellatrice gialla che fa sprint. Non prendete quella da cintura perché ti fai buchi grossi così. Ho preso anche quella da cintura, ce l'ho lì, se mi servirà per una cintura. È gialla, piccolina, che fai i fori. In un attimo fai un foro aggiuntivo, perché io dove li faccio i fori aggiuntivi? Mo' vi do questa chicca, ve la lancio lì così. Non tanto verso l'ansa perché c'ho il polso piccolo, no, perché io c'ho tutto grosso, quindi anche c'ho il polso grosso. Lo faccio tra un foro e l'altro di un cinturino, perché a volte un foro è troppo, l'altro è poco. Mi faccio il foro al centro tra i due forini esistenti e così ho tre possibilità di regolare il cinturino in pelle, no, a seconda delle situazioni. E vi dico che il foro aggiuntivo lì in mezzo serve, a me fa molto comodo, mi fa molto molto piacere, come si suol dire. Ora, vi ho dato anche questa chicca qua, di più non posso fare. Sicuramente, io ho molti orologi, diciamo, di livello più alto, ma allo stesso tempo, secondo me, è giusto che altri orologi tipo questo Glycine abbiano la loro da Sì, dire, ma non farci vedere la scrivania. Top. perché. Successivamente, ho questo Omega Seamaster 300, questa è l'ultimissima referenza. L'ho preso per un viaggio in Giappone, ero in aeroporto a Fiumicino e per via diciamo, del viaggio avevo un 19% di sconto di listino da Omega stesso e diciamo, inizialmente dicevo non riuscirò mai a comprare un orologio del genere e devo dire la verità che è fantastico, veramente bello. Inizialmente pensavo che la cassa sarebbe stata troppo grande per il mio polso, ora 42. vedo se riesco a fartelo vedere, ma in Sì. Ah, realtà sta diciamo bene, che non è assolutamente grande, anzi ci sta dai. bene. Certo. Peccato che questa referenza è leggermente più spessa rispetto alle Oh, altre, dai, per ragazzi, Venezia dai. ovviamente, Cosa principalmente per volete? via del coassiale che cerco di farti vedere Sì. e di farvi vedere, eccolo qui, particolare, molto particolare. Ah, un appunto che faccio io con i miei orologi, ci faccio di tutto, nel senso che se ho un orologio che riesce ad andare sotto di 100 metri, ovviamente io non 100 andrò mai 100 metri Ah, la sotto, però vado in acqua, faccio il bagno, faccio scrivania. veramente qualsiasi Facci vedere la cosa, non lo scrivania. tengo solo per far vedere, anzi, tutt'altro. Successivamente ti faccio vedere Niente. questo cronografo che è l'Omega Speedmaster Reduced 38 mm. Questo non è l'Omega Reduced, ma come cavolo ve lo devo dire? L'Omega Reduced è quello con i contatori. Come il Moonwatch, disposti a 3, 6 e 9, e con il calibro modulare, con il calibro fatto in due moduli, ok? Questo qua è l'Omega Speedmaster automatico, oppure chiamalo Date, l'Omega Speedmaster Date, poi c'è il Triple Date, poi c'è il Day Date, sono quelli automatici, con il calibro 77-50, non è il Reduced, ok? Quante volte lo devo dire? Io direi che questa, almeno per il mio polso, è la misura perfetta per questo Speedmaster, cioè per uno Speedmaster. Considera che inizialmente avevo provato anche lo Speedmaster classico, però diciamo che
è un po' sproporzionato per il mio polso. Stesso discorso, avevo provato anche uno Zenith, il Primero, però troppo troppo grande. Vorrò riprovarlo sicuramente. Ma io non ho capito, lo Zenith il Primero ora attualmente in commercio c'è solamente la versione da 38 mm, poi c'è il Primero Revival che è con la cassa diciamo tonneau, no? È 37 mm, troppo grande, troppo grande. Avrei provato quella da 42 mm che è stata in produzione fino a un paio d'anni fa, ora non c'è più, avrei provato quella, ma c'è quella da 38. Cioè, non è che la scusa che è troppo grande, 42 no, c'è da 38, so che costa dei soldi, è chiaro che prendi anzi questo, no? Anziché spolponare dei soldi. Che nonostante i 25 anni forse il polso mi cresca un po', ma non credo. Cosa cresce? Però ritornando a questo orologio, è veramente bello perché Sì. la leggibilità è buona, è semplice, è pulito. Un consiglio che vorrei chiederti è: secondo te che tipo di cinturino potrei metterci? Perché uno in gomma secondo me non ci sta bene, forse uno nero in coccodrillo potrebbe andarci bene. Ecco, se a te ho notato che hai un pochino il problema del gusto verso i cinturini. Ora mi sto un po', no, ti stai un pochino, già solamente però suggerirli, no, non devi nemmeno suggerirlo, un cinturino in gomma su un cronografo con quadrante bianco. No, sto qua è da 39 mm, tra l'altro la cassa e tra l'altro il cinturino, le anse, se non mi sbaglio, sono da 18 o da 19, non sono da 20, quindi se sono da 19, se non mi ricordo male, è anche difficile trovare tutta una serie di cinturini adatti, no? Anche qui, no? Il coccodrillo che è troppo elegante o il gomma che è troppo sportivo, anche qua io vado sempre su quello, un cinturino in pelle, in cuoio nero, no? Con le punture bianche che riprendono il quadrante, quello è il suo, però io ci lascerei il bracciale. Fammi sapere. E come ultimo orologio per ora ti faccio vedere questo Rolex Explorer 2. Questa è la Bravo. referenza del 2008. Non mi ricordo i numeri della referenza, ma l'anno è quello del 2008. Considera che inizialmente io andai in boutique da Rolex per comprare l'Explorer 2, l'ultima referenza. Ovviamente vai da Rolex e ti dicono devi aspettare tot tempo e ormai sono passati 3 anni quasi, 2 anni e mezzo, però lo provai comunque al polso e un po' per via del mio polso piccolo, un po' perché quest'ultima referenza, ma anche le penultime due, sono veramente grosse, diciamo che non mi convinceva appieno. Anche la freccia per il GMT non mi convinceva e quindi diciamo che a quel punto ho detto va bene, quello è scartato sicuramente. E quindi poi in realtà un altro orologio che mi piaceva molto era il Batman, o meglio preferivo il Batgirl, sempre GMT della Rolex, però per me il concetto di andare a spendere più del listino, o almeno tanto più del listino, non c'ha senso, per il semplice. Non c'è senso, non c'è senso, sono d'accordo con te, io te lo appoggio. Poi quando mi ci sono trovato, io 300 euro in più rispetto al listino l'ho spesi. Ragazzi, se l'orologio lo vuoi che ti piace, che il mercato è così bastardo, oh, scende anche a compromessi. Io non mi vergogno a dire che sono sceso al compromesso di dargli 300 euro in più per il disturbo. Tieni, vaci a pigliare il caffè, come si suol dire, e ho preso lo Yachtmaster. Chiaro, poi dipende anche quanto, se siamo veramente fuori dal mercato. Fatica, eh? Poi dipende anche da quanti soldi c'è uno, ma se uno c'ha 50 milioni di euro in banca, ma cosa gliene frega di spendere 10.000 euro in più per un orologio che ha sopra il listino? Niente, no? Dipende anche da come siamo messi noi, tutto lì il discorso. Fatto che io gli orologi li compro per piacere e mi sembra anche un po' ingiusto dover pagare quel qualcosa in più solo perché ci sono orologi come i Gerle Couture che hanno un calibro nettamente migliore, casomai, di Rolex. Ho capito che GG Lecoultre c'ha il calibro migliore di Rolex, però intanto siamo sempre tutti lì a comprare Rolex, cioè ci sarà un motivo, no? Ci avrà ragione loro a questo punto, mi viene da dire, perché vabbè, io sono
Insomma, mi sono comprato il Santos, no, voglio il Panerai, sono preso lo Speedmaster, cioè io vario un pochino, ma poi ogni tanto lì sul Rolexino ci capito anch'io, no? Fortunatamente non ce ne sono tanti che mi garbano così tantissimo, no? Tutti quelli che mi piacevano, il Datejust, l'Explorer 1, uno che non esiste, uno, e lo Yacht Master l'ho presi, piacerebbe l'Oyster Perpetual, quello semplicissimo lì, no? Da 39, però è veramente semplice, mi dico, ma cosa me lo metto a fare in collezione che... La quintessenza della semplicità, poi magari non si sa mai. Ecco, l'Explorer 2, questo qua è il 16570, se non vado errato, no? È la versione quella da 40 mm, è quello più equilibrato, come dici te. E sì, tutto sommato ha più senso, anche se vanno presi, insomma, con un certo, cioè, che spesso quel punto debole di questi orologi qua, che sono un po' anzianotti, diciamo la verità, è quella ghiera lì, no? La lunetta, più che ghiera perché è fissa, la lunetta che ha tutta una striatura radiale, no? A raggi di sole, una spazzolatura, che col tempo se ne va, piano piano se ne va, hai capito? Essendo un pochino anzianotti, lì trovare quello in buono stato, se no si fanno ripristinare. Vabbè, comunque mi sto dilungando, dai. Casomai un Heger Lecoultre Ultra Thin costa anche meno del listino, nonostante lo trovi nuovo. Quindi poi per una serie di cose ho detto, beh, fammi andare a vedere da dei rivenditori quanto poteva costare il Batman o il Batgirl. E poi mi sono incappato in questo Rolex Explorer 2, l'ho provato e secondo me è veramente carino perché è perfetto per il mio polso, ma credo per il polso di qualsiasi rispetto al nuovo. Quindi questa è la prima parte di collezione, Ah, spero ti piaccia. In sì. particolar modo sono affezionato soprattutto allo Swatch, ti devo dire la verità, Bravo. che dico per dire ha dei colori bellissimi, il quadrante ha un colore bellissimo, e quindi ci aggiorneremo alla prossima collezione, cioè alla prossima parte di collezione, dove poi ti farò vedere dei pezzi un po' più importanti. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie a te. C'è poco da dire, ragazzo mio. Begli orologini, tutti begli orologini. Cosa c'avevi di bello? Vabbè, lo Swatchino. Quel Bulgari che insomma, vabbè, però è sempre un bel orologio. Il Polpico, quello acciaio e oro, simpatico, che ci è piaciuto. L'Omega Dynamic, anche quello lì mi è sempre piaciuto. Mi è sempre piaciuto però una versione particolare che facevano solo in Giappone con il quadrante Waffer, una roba del genere, a quadrettini. Quello lì mi è piaciuto, era l'edizione limitata per il Giappone, si trova con difficoltà. C'avevo un periodo che ero abbastanza intrippolato. Poi il Glissine Combat Sub in bronzo con il Nato Blu che non si può vedere. Omega Seamaster 300, Omega Speedmaster Date e lo Rolex Explorer 2. E se non mi sbaglio anche quel Longines con il quadrante trasparente. Ma è un 8, ti do un 8 perché te lo sei meritato. Tutti belli orologi, al di là del fatto che secondo me quel Longines lì con il fondello trasparente, anni 70-80, secondo me i fondelli trasparenti sono iniziati negli anni 90-2000. E negli anni 90 magari anche raramente. Impossibile. Un calibro così vecchio, non l'ho riconosciuto, ma è sicuramente uno di quelli vecchi degli anni 60, anche se non prima. Con quella cassa, secondo me la cassa non è la sua. Oh, io vi dico questa boutade qua, cassa col fondello trasparente, la corona piccolissima, quelle anse storte. Secondo me non è un reincassato. Poi dite un po' quello che vi pare a voi. È reincassato in oro, però è strano, se è in oro veramente. Però, va bene. Io l'otto te l'ho dato. Amici, ditemi voi cosa pensate, voi espertoni di Longines. Tirate fuori il vostro ditino inquisitore e dite: no, è sbagliato. Secondo me quello lì originale. Nel 70 c'era il fondello trasparente. Oh, sta a voi, prossimo video. Ciao Davide, mi chiamo Giulio da Ciao, Siena e vorrei Giulio. presentarti la mia collezione di orologi. E vai. Non saranno orologi di particolare valore, ma per me ce l'hanno perché rappresentano vari pezzi di vita. Ottimo. E vado a partire con il primo, inizio con il primo che è un Orient Bambino, È un buco, c'ha. che all'inizio mi piaceva tantissimo questa colorazione con numeri romani. So che a te non piacciono i numeri romani, in realtà mi piaceva sia il numero romano che il cuore aperto. Per te Cuore saranno due aperto. errori, ma per me sono due colori veramente
aggiunti. L'Oreo Bambino l'ho visto tante volte, prima di comprarlo in tante pubblicità al polso di altri, e mi è sempre. Cioè, ce ne mettiamo anche un'altra. Placcato oro. Cioè, placcato oro. Placcato sarà più VD, non lo so. Color oro. Cuore aperto lì, col buco lì a ore 9. I numeri romani. Quanto di peggio possa esistere al mondo? Che poi ti fa vedere il bilanciere. Il bilanciere di un calibro della Orient, che non è che sia il non plus ultra della tecnologia applicata all'ingegneria micromeccanica. Desti coglioni, no? Non è niente. Però, se te sei contento, siamo tutti contentissimi. Piaciuto. È un automatico con calibro di manifattura e Manifattura. mi piace tanto indossarlo come dress watch. È un elegantissimo. Invece di qua ho un Komandinsky. Vostok Komandrischi, che è un Komandrischi. orologio che io porto frequentemente. L'ho fatto risistemare, l'ho acquistato online e l'ho fatto risistemare. Bravo. Perché mi Boh. piace portarlo quando ho abiti blu, mi piace perché il quadrante è meraviglioso, è fatto molto bene È e sommergibile. rapporto qualità-prezzo eccezionale. Me li hai fatti scoprire tu e anche tramite altri YouTuber. Va bene. Questo invece Secco è 5. un 6,5. Io l'ho desiderato Simpatico. per tanto tempo in questa colorazione, mi ricordava tanto gli anni 90 in generale, Ma sì. e questo è veramente un orologio che porto frequentemente anche d'estate. Anche questo è arrivato, funzionava poco bene e l'ho fatto risistemare, quindi acquistato a un prezzo molto basso, tipo 70 euro, poi rifatto risistemare e ripartito come nuovo. È Bravo. un orologio che mi piace indossare anche al lavoro, Certo. Poi a Questo invece è un orologio Swatch. No? Sì. che mi hanno regalato i genitori dei bambini del mini basket. Io ho allenato mini basket per un po' di Ganzo, tempo qui fatto a bene. Siena, dove abito, e come ringraziamento ci hanno regalato due orologi a noi due allenatori, uno rosso e uno blu, che sono i colori sociali della società. Apprezzabile, È mi uno piace l'idea. Swatch Sì. con cronografo al quarzo, e attualmente gli va cambiata la batteria, ma perché semplicemente non lo porto in questo periodo. Va Questo bene. invece è un Timex. È Timex. Più o meno ce l'ho anch'io così. Mi ricordava tantissimo il periodo Vietnam, anni 60, eccetera, e quindi mi piaceva tantissimo questo stile militare. Battaglia, Ci no? faccio di tutto, lo uso anche di notte. Periodo in cui praticamente mia figlia era piccolissima, si svegliava la notte, io lo accendevo con questo pulsante, si Il accende Diglo. il dial, si accende il quadrante e mi permette di vederlo al buio. Faccio di tutto, chissà che lavori che L'ultimo fai, eh. acquisto è questo 6,5, Sai quel meraviglioso. Io 5. volevo acquistare un Hamilton Khaki Feel Mechanical. Ho invece acquistato questo dopo un anno che guardavo l'Hamilton, non tanto per il prezzo, ma perché mi sono innamorato di questo orologio. Lo porto in qualsiasi condizione, va bene per un abito, va bene per il lavoro, va bene per lo sport, quindi veramente molto bello, fatto molto bene, ho seguito il tuo consiglio. Mio consiglio, tutto mio consiglio, come me lo ricordo io, ho detto, io l'ho Poi, detto. qui c'è Bello. un quarzo, Oh! Grancio Feha, però colpa mia, mi piaceva lo stile e quando ancora degli orologi ci capivo veramente, veramente poco, e l'ho chiesto alla mia compagna dell'epoca, che adesso è mia moglie, e questo me l'ha regalato lei. E Vabbè. quindi praticamente questo lo porto su un abito blu, comunque quando c'è la situazione di un dress watch. È del res, Non mi proprio piace del res. portarlo semplicemente perché so che dentro sono materiali non di pregio, non di valore in generale, che è un quarzone, come dici te, però ecco, ha un valore affettivo più Certo, che altro. quello non ti posso dire Come niente. questo, però questo è un orologio Mamma mia, che bello. importante per me perché io mi sono sposato con questo orologio quest'anno. Bravo. E un Omega Genève automatico, e da Oppinati. sempre volevo un Omega, da quando ho iniziato a seguire il mondo degli orologi, e direi che questo è un buon compromesso, uno stile elegante e allo stesso tempo vintage, e che ti dico, bellissimo. Cinturino Gli ho blu, cambiato il eh? cinturino, aveva un cinturino più anni 70 metallizzato, questo invece è un cinturino blu che sta bene sugli abiti. Ah beh, solo dici te. Questo invece è un orologio che ho acquistato online e è un vintage, è un Vostok piccoli secondi. Non sono riuscito a trovare tantissimo su questo orologio,
È un orologio particolare perché ricorda molto gli anni 60. Cerco di metterlo a fuoco più possibile. Io, ma te sei proprio convinto che sia un Vostok questo? Proprio perché c'è scritto Vostok sopra, te sei convinto? Non lo so io sinceramente, se è un'invenzione di qualcuno, perché le sfere, quelle sfere lì, dai piccoli secondi, la cassa così cromata, cromata vabbè, il Vostok ce l'hanno, guarda la corona lì com'è rovinata, secondo me non è tutto, non è tutto coerente quello che vediamo in questa immagine, non è tutto coerente. Ci dovrebbe essere scritto sotto lì Nereus Delano, CCCP, queste robe qua, ma magari sono scomparse, quello è poco male. Però ti ripeto, quelle le sfere così, di quel colore lì, vecchie, 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 boh, non lo so, magari proprio un vinteggione di quelli, magari quei piccoli secondi lì. Però io non l'avrei preso, capito? Nel dubbio io le cose non le prendo. E mi ricorda mio nonno, perché lui era molto, vedi, non è ridotto benissimo, però funziona molto bene, il meccanismo è preciso e, che dire, difficile portarlo perché è un 35 mm, quindi piccolino, però insomma ecco, io ho anche i colori della mia contrada, quindi spesso lo porto sempre per le Amaranto. sere fuori, cambio diciamo come dress Cos'è watch. Amaranto? La lupa. E ai piccoli secondi che mi fanno impazzire questa cosa, ma questi qui di piccoli secondi è grandissimo. Questo invece è un regalo della mia comunione. Me l'ha regalato il mio babbo e la mia È un mamma. E braiolino. poi fondamentalmente un orologio anche questo. So che il pregio non è elevato, però è un orologio dietro c'è scritta la data della mia comunione. Me l'hanno regalato e io l'ho portato per tantissimo tempo. Pensando che fosse un orologio di grande valore, in realtà ce l'ha il valore perché è Sì, affettivo. certo. Questo invece è il mio Ma no. smartwatch che non ti faccio vedere, tanto è al buio. E diciamo, uno degli ultimi acquisti di quest'anno è stato questo Nevada Viking che Semplice. io ho acquistato e anche questo non era un granché, non sono bravissimo con gli acquisti, come hai capito. Però l'ho fatto risistemare, cambiato anche il vetro e la corona non è originale. Anche qui, E boh. però è un orologio che funziona benissimo, mi Vabbè. piace tantissimo questo quadrante panna e lo indosso abbastanza spesso anche al lavoro. È un automatico. Questa è la mia collezione e usa piccola aggiunta, non ti avevo fatto vedere Ah, uno degli orologi più importanti perché semplicemente perché lo avevo al cosa ridi? polso e è questo Gleissin Combat Sub, è un tuo consiglio, Ma cacca mia, io anche questo orologio porto benissimo. tantissimo e questo orologio mi ha fatto capire davvero che cosa significa avere passione per gli orologi, no? Perché ha un peso, ha una qualità del prodotto, ha una precisione, va Va sott'acqua, sott'acqua. eccetera. Quindi tutto quello che mi serve lo porto non come orologio da battaglia, ma come orologio da tutti i giorni, diciamo. E niente, mi ricorda tantissimo il Submariner, uno stile intramontabile. Ti ringrazio per questa dritta che ci ha dato. Rapido, ti ringrazio. Vorrei mettere i soldi da parte appena avrò modo per comprare un pezzo da 90, diciamo. Quindi le mie idee sono sempre o l'Omega Seamaster o l'Omega Speedmaster, che comunque lo riuscirei penso ad acquistare col mio budget. Oppure Nomos, queste sono più o meno le idee che ho. E se hai un orologio a consigliarmi sempre sotto le 2000 euro, comunque intorno ai 2000 euro, seguendo un po' quelli che abito essere i miei gusti, ti ringrazio, ti faccio un saluto e ti faccio complimenti per il canale. Grazie mille, grazie mille. Sotto i 2000 euro, guarda, sinceramente c'è una marea di orologi, io non saprei nemmeno cosa consigliarti. Cosa ti posso consigliare? Che poi ogni orologio che era lì dice, me l'hai consigliato te, me l'hai consigliato te. Io non consiglio niente a nessuno. Quando mi chiedete queste cose qua, ora io la sparo lì, poi non mi ricordo più. Cioè, non dovete prenderli come oro colato i miei consigli. Io lo dico così, pur parlé, hai capito? Cioè, non vale niente il mio consiglio. Siete voi che dovete decidere. Hai le idee già chiare: Seamaster o Speedmaster, lì si va su quei soldini. Nomos costa un po' meno. Nomos, però, è una scelta un pochino più di nicchia. Cioè, uno come te che non ha ancora, diciamo, un orologio di un marchio di quelli, no, da dire c'ho l'Omega, no, c'ho un Breitling.
funziona anche così, non prendiamoci in giro. Andare a prendere un uomo, se no che non sia di qualità, è di qualità, anzi, altrettanta qualità, diciamo, quasi. Però è un pochino da nicchia, da appassionati. Se ti senti pronto per passare dai Seiko 5, dai Vostok, dai Quarzoni a un Nomos, fallo, fallo, puoi farlo. Come era quella? Fallo, puoi farlo, però sappi che puoi anche non farlo, nel senso che magari sotto i 2000 ti puoi prendere un bel Longines, ti dà più soddisfazione avere un Longines in collezione, un Hamilton. Che ne so, con 2000, un Frederico Stant, oppure ce ne sono tanti di marche che sotto i 2000, io ora così su due piedi non te lo so dire. Comunque, per la tua collezione, diciamo un 6,5, dai, non ci possiamo allargare più di tanto. Diciamo che il mezzo punto in più te lo sei guadagnato con l'ultimo Glissing Combat Sub che hai tirato fuori al volo in extremis, no? In zona Cesarini, track. Con lì mezzo punto, perché sennò il resto veramente tutta robina entry level che sì, fa piacere vedere, poi a un certo punto, però, uno dice, ma. Fanne un unico, da indietro, questi tre ne prendi uno da 8 come hai preso il Glissin, no? Il Glissin Combat Sub, quello lì costa 500 euro, 5,95 adesso se c'è ancora, è bello. E insomma, è già di un altro livello rispetto al Vostok, rispetto ai Seiko 5, no? È un gradino sopra lo è. E hai la possibilità, vendendo due o tre di quelli lì, di prendere un orologio simile a quelli lì, no? Anche che fosse un Seiko Presage da 600-700 euro, che insomma fa la sua bella figura. Comunque va bene, dai, contento te, ti stai muovendo in questo simpatico hobby, stai facendo il tuo percorso, quindi chi è che può dirti qualcosa? Le scelte sono tue e mi auguro che riuscirai presto a raggiungere, ad aggiungere un nuovo orologio di sostanza alla tua collezione, budget permettendo. Bravo. Buonasera Davide, sono Mattia, ho 22 anni e Mattia. ti sto mandando questo video da Arezzo. Innanzitutto ti ringrazio per i video che ci fai, per la simpatia che ci tramandi e la passione, la Tramandi. spensieratezza. Non mi dilungo troppo, ti voglio mostrare quelli che sono i miei orologi, partendo da l'orologio, l'unico che non mi appartiene, ma secondo me è interessante. Si tratta dell'orologio di mio babbo, un Seamaster dell'Omega, degli anni 60, carica manuale, con questo quadrante bello vissuto che secondo me lo rende. Rende l'orologio secondo me ancora più bello. Sarebbe da revisionare perché una volta ho provato a indossarlo per un giorno e mi ha perso 4-5 minuti e non è tanto Eh no, normale. Il primo che ti faccio vedere, è primo, questo secondo. è un Tag Heuer Professional 200 metri. Anche questo è un regalo di mio babbo. Come si vede è bello graffiato, è bello vissuto. L'ha indossato tanto sia mio babbo ma anche io. Perché? Perché questo orologio qua mi ha accompagnato per 3 anni e mezzo, senza mai sostituirlo. Così tanto perché sono appassionato e ti seguo da 4 anni, ma ho iniziato a collezionare da poco più di un anno. Quindi Bravo. questo è stato il mio compagno di vita. Nei primi Ci anni. sono legato sentimentalmente proprio per questo, perché è stato lui a far nascere la scimmia che è in me. La È scimmia. un Ci Tag Heuer al quarzo, ma è del 1982, quindi onestamente sta. non mi va a svalorizzare il fatto che sia al Ah, quarzo. certo. Nell'82 era il boom del quarzo, moltissime case, tra cui Tag Heuer, hanno usufruito anche per un fattore di marketing perché vendeva di più il quarzo, Ah, giustamente certo. hanno iniziato a fare loro orologi al quarzo. È quasi un omaggio del Eh sì. Submariner, però ti direi quasi che se non mi sbaglio, nell'80, negli anni 80, molte case andavano un po' a riprendere quello che era Eh sì. lo stile di Rolex con il Submariner, dato il successo e hanno fatto anche bene. Questo non lo venderò mai, ci sono troppo legato ed è la causa di tutto. Il prossimo che ti faccio vedere ha una storia particolare, perché questo io l'ho comprato per sbaglio, è un Seichino al quarzo degli anni primi del 2000, se non erro. L'ho comprato su un'asta. Io una sera non c'avevo niente da fare e mi sono messo a guardare su questo sito d'aste che cosa c'era. E ho trovato questo, scadeva da lì a 2 giorni. Ho detto, boh, io provo a fare un'offerta, tanto vedrai che. Nella mia testa ho detto, da qui a 2 giorni qualcun altro offre, no? Invece sono passati quei 2 giorni, io mi ero completamente dimenticato di aver fatto l'offerta, mi è arrivata la notifica che avevo vinto l'asta, quindi ho deciso Ma poi di approvare il quanto? pagamento. Ti dirò, niente di eccezionale, ovviamente l'ho pagato meno di 80 euro, quindi Vabbè, per quello che costa, che perlomeno l'ho pagato io, va benissimo. ma sì. È al quarzo, questo lo indossa anche mia mamma, così quando vuole o quando voglio io un orologio sempre pronto, che magari torno dal lavoro, non ho voglia o non ho tempo di stare lì a rimettere l'ora all'orologio che voglio indossare, metto questo, è carino, è sportivo e siamo tutti quanti contenti. Sì. L'unica pecca forse è questo quadrante bianco che
con queste lancette si fa fatica a leggerlo sotto la luce del sole specialmente. Però ce l'ho. Simpatico, niente di Simpa. eccezionale. Però lo metto. Te lo appoggio. Ora ti mostro quelli che sono i miei due orologi più importanti, che sono Vai, anche i primi che mi sono facci preso con i miei godere. soldi. E il primo è questo Hamilton Cutty Field Expedition. Ci piace Quando lo questo. vidi, mi innamorai subito. Questo l'ho comprato all'incirca 6-7 mesi fa e devo esserti sincero, mi piace davvero davvero tanto. Certo. Mi ha stupito questa cassa, questa ghiera con i segni, con i punti cardinali, che lo rende sportivo, ma allo stesso tempo non voglio dire elegante, però molto molto versatile. Mi è capitato di indossarlo anche con una camicia sotto, un maglioncino, e ci sta veramente Ma bene. È un sì, 41 mm, io ho un 41. polso relativamente piccolo, dai 16, 16 e mezzo, ma veste veramente bene, c'è un lug to lug veramente contenuto. Ma non c'è anche a È un misura orologio inferiore. che mi piace veramente tanto. Vabbè. E la cosa che lo rende molto competitivo anche con altre case più blasonate è il suo movimento, un H10 di manifattura Hamilton, se non Mamma. sbaglio, corrisponde. Mo non ci allarghiamo di manifattura Hamilton. Sono calibri che fa ETA, che fa parte del gruppo, e li rinominano H10 per Hamilton. Non è che ha quelle grandi differenze dal Powermatic 80 di Tissot o dal calibri di Mido. Sono sempre quelli lì. Ci mettono un rotore diverso con una firma differente. Ecco, magari mi puoi dire che Hamilton utilizza tutti gli ETA C07, si chiamerebbe di base, gli ETA G07, C07 con 25 rubini, mentre Tissot a volte utilizza quello con 23 rubini, che è lo scappamento in plastica. La differenza è questa, ma non è che di manifattura Hamilton, cioè, insomma, se no non te lo venderebbero a 1000 euro un orologio, eh. Serva di carica di 80 ore. A me mi è capitato di lasciarlo nella scatola il venerdì sera, arrivare la mattina del lunedì, trovarlo che ancora marciava perfettamente, non aveva perso un secondo. E certo è che questa cosa, quando inizi ad avere 5-6 orologi, fa comodo, perché se non sei. È questa cosa qua della riserva di carica di 80 ore o elevata, ce ne sono certi che hanno 70, 60, sta prendendo piena del senso a livello di marketing, vedi proprio anche Seiko che scrive 3 giorni, no? Ha portato il 4R36, 35, l'ha portato sempre più su con la riserva di carica, 3 giorni di riserva di carica. Uno pensa, vabbè, marketing, no? Però nella realtà dei fatti fa comodo, fa comodo, anche quando uno ha più orologi. Lo lasci lì per un attimo. Sto qua, per esempio, lo devo mettere per forza nella scatola del tempo, perché se lo lascio lì fermo non so nemmeno quanto dura, ma secondo me 24 ore durerà la riserva di carica, per dire. Quindi fa comodo avere più orologi a disposizione che sono carichi al 100% e che durano tanti giorni. Così puoi switchare da uno all'altro senza dover svitare la corona, rimettere l'orario, dare la carica, che sono tutte operazioni che possono alla lunga, no? Cioè, non succede niente, ma sono quei piccoli, la goccia, no? Che è sulla pietra che prima o poi la scava, no? Quindi avvitare e svitare la corona. Ho questi tre orologi, li voglio utilizzare in questo periodo, no? Come io sto facendo, per esempio, con questo, con il Longines Hydro Conquest e con il Rolex Yacht Master, no? Ho questi tre, e quindi devo gestirli in modo che non si scarichino mai. Non ho voglia di stare poi dopo a ricaricare tutto, no? Quindi la riserva di carica di 80 ore che ti apprezzi tanto ha un senso. Vuole mettere, ti trovi questo che è pronto, non ha bisogno di essere messo all'ora. Questo è un passettino in avanti, un passettino in più che Hamilton va a mettere, quindi sono veramente contento di questo acquisto. Bravo. L'ultimo che ti faccio vedere è anche l'ultimo che mi è arrivato ieri, e si tratta di un Omega Seamaster Cosmic, Bravo. un orologio del 1973 che monta il calibro storico di Omega 565. Io, per trovarlo in queste condizioni, tutto quanto originale, ci ho messo quasi un mese e mezzo. Non so se Bravo. si riesce a vedere anche la corona loggata. Quasi un mese e mezzo di ricerca. Ha addirittura la garanzia dell'epoca originale, che quella andrebbe incorniciata in un quadretto. Bravo, È bravo. veramente un orologio che mi ha fin da subito colpito, sia per quanto riguarda la qualità, ma ti dirò anche per questo bracciale. Quando nei video degli appassionati si vede un bracciale a chicchi di riso, non mi ha mai fatto impazzire, però provandolo e vedendolo dal vivo, non solo è bello, ma è di una comodità che veramente finché non lo provi non lo puoi capire. Questo è un orologio che a livello estetico mi piace veramente tanto, è un 35 mm con questo quadrante
Non so se definirlo champagne, bianco panna, bianco perla, non lo so, però è a mio avviso stupendo. Davide, io ti Simpatico. ringrazio per l'attenzione. Se vorrai pubblicare questo video, io ti auguro il meglio per il canale. Ormai siamo vicini ai 100.000 iscritti. Ti mando un saluto, saluto anche tutti gli altri amici del canale. Love. Love, love, love. Se non sbaglio, quest'ultimo Omega qua è quello che ha la cassa monoblocco, che il calibro si smonta dal vetro. Devi togliere prima il vetro e poi il calibro. Se non sbaglio, mi sembra di aver visto così al volo. Comunque sono tutti begli orologini, soprattutto gli ultimi due. Dai, è inutile stare a fare finta che è bello. Tag Heuer Quartz ha un senso, perché dell'82 al quarzo doveva essere così, quindi è un fedele testimone dell'epoca in cui è vissuto. Ma l'Omega Vintage qua, ultimo, che ci hai fatto vedere, e l'Hamilton Expedition sono due begli orologini a livello sopra. Io cosa ti posso dare? Un 7 ti do, un 7 a questa collezioncina che è un po' striminzita. Però mi piace anche il metodo con cui hai iniziato ad appassionarti, nel senso che 4 anni che mi segui, i primi tre hai indossato solamente il Tag Heuer al quarzo, resistendo a tutte le scimmie urlatrici che incontravi per la strada. 3 anni sempre con il solito, quindi hai avuto anche modo di farti un minimo di cultura, no? Per quello che può valere un video su YouTube, però ti entrano i termini in testa, cominci a vedere, fare, brigare, e dopo sei passato l'azione al quarto anno. Hai avuto la scimmia, l'hai tenuta legata con le catene, no, è la mela in bocca, ferma lì a non parlare, bravo. Mi sorprende poi che hai scelto l'Hamilton Expedition da 41, quando esiste anche quello da 38, no? Dice che è un polso, hai scelto da 41, scelta tua, va bene, però non ci hai spiegato perché non hai preso quello da 38, che secondo me poteva essere anche un po' più adatto al tuo polso, però va bene così, va bene così. Il voto te l'ho dato, ci sei piaciuto, alla prossima, grazie per gli auguri, alla prossima. Ciao Davide, Ciao. un saluto a tutti gli amici del canale. Salutone. Io sono Lauro e volevo presentare alcuni nuovi arrivi nella mia collezione di Facceli vintage. vedere, dai, facceli vedere. Partendo da questo Zenith automatico, un cassaoro Ah, rosa, bello, 18 carati, con la sua corona stellina. marcata. Questo ha anche la fibbia originale Zenith. Questo automatico è del 1960 e questo monta il calibro 25-22 PC. Particolarità è il datario qui Ah, sì, a ore 3, che di invece. solito lo troviamo tra ore 4 e ore È 5. vero, questo è vero. La cassa da 35 Sì, però a fuoco mette la birra laggiù, cos'è? mm. Bel pezzo. L'Elisir, non mette l'orologio. Dai, cerca di mettere a fuoco l'orologio. Poi passiamo sempre a questo Longines in oro rosa. Qui abbiamo un Flagship. flagship, questo è del 1958 e monta il calibro L30, 30L. anche qui la sua corona logata, la sua fibbia logata. Questo è da 35 mm con le sue anse allungate. Particolarità, il fondello lavorato con il veliero Oh. tutto in rilievo, che è veramente un E non bel c'erano pezzo. tutti, eh? Si vede che 58? lavoravano veramente bene. 58 flagship, è nata nel 54 flagship come collezione, siamo lì, le prime, sì. Carino da tenere in collezione. Avevo anche il suo, ne avevo anche un altro laminato in oro rosa, sempre con il fondello così lavorato. Ah. E cercavo proprio questo in oro 18 carati. Bello. Grande. Bella assai, bravo. Poi passiamo a questo crono. Questo l'ho acquistato nella fiera di Padova qualche mese fa. E questo monta un Landeron 248, Vabbè, economico. tasti a pompa, cassa da 37 mm. Questo è laminato, fondello a vite. Insomma, tutti d'oro laminati. Ti Questo carino. piacciono così gli orologi? Poi passiamo a questo Tissot Che bellino. Navigator SeaStar, con Canta rovina questo. il suo quadrante nero opaco, contatori nero lucido a contrasto, Sì, molto bello questo cassa contrasto. importante da 40 mm, Sì, però tasti a pompa. cicciosa come Questo è il cassa. datario a ore 6.
e monta un calibro Vajoux 77-34. Yes, manuale. Fonda a vite, una cassa importante, spessa. Carino. Bello che cinturino, dai. Qui ho abbinato un Sì. cinturino tipo rally, Ci sta, è traforato con perfetto. punture rosse a richiamare le sfere dei secondi Bravo. cronografici e dei minuti. Bravo, ci piace questa cosa. Poi. Poi passiamo al pezzo forte. Joao Perregaux. Qui abbiamo Girard Perregaux, sempre degli anni 70, con la sua scatola originale. C'è anche le maglie in più. Mamma mia, che bravo. Diamo un toppino a sto qua. Cassa da 37 per 40. Questo è il modello Giromatic, automatico, giorno e data, la corona logata, integrata, si vede a filo, suo bracciale originale, marcato anche questo. Questo qua monta un calibro 480-385. Molto bello questo Giromatic di Girard Perregaux con Day Date, con questa cassa così particolarmente anni 70. Ci piace, ci piace, ci piace. Ora quel calibro lì non lo so, non so benissimo, non lo conosco il calibro che hai citato te. So che però il Giromatic in quegli anni lì, qualche anno prima, era stato anche equipaggiato con il primo calibro da 36.000 alternanze. Solo che, come si diceva prima, il suo discorso delle 80 ore, è sì stato il primo calibro a 36.000 alternanze orarie, ma non aveva sufficiente riserva di carica, cioè consumava, cioè faceva scaricare la molla di carica velocemente, quindi era praticamente inutilizzabile. E infatti il primo, viene considerato il primo utilizzabile, il 431, no? L'Ultra Chrome di Longines, che è stato fatto l'anno successivo. Però il Giromatic fu il modello che incassò per primo un calibro da 36.000 alternanze, nel 66. Questa è la referenza 9313 GA. Bel pezzo da avere in Eh collezione anche certo, questo. ci piace, ci piace, begli orologi, amico mio. Poi basta. Qui abbiamo finito. Ah, e allora? Poi l'orologino del giorno, questo Topino. Date da 34, 34, acciaio oro, no? scatto rapido, automatico, Ci piace. vetro zaffiro, fermo macchina. Va. Questo qui l'avevo comprato ancora 3 mesi fa da lasciare lì fermo in collezione, poi alla fine lo sto portando tutti i giorni e quindi adesso volevo provare a toglierlo. Quindi ti faccio più che una domanda, è un consiglio. Secondo te va bene Top. questo cinturino da mettere Perfetto, bellissimo. sui Bene. Black Bay 58? Oh, guarda, piuttosto l'amico di prima che aveva i cinturini tutti spaiati, proprio, diciamo che poteva sembrare anche con scarse capacità cognitive, diciamo, e invece te l'hai azzeccata proprio. Bellissimo questo qua, grigio e blu con l'orologio blu. Perfetto, perfetto, non toccarlo, lascialo così. Qui avevo il suo bracciale, però per l'estate volevo Mamma mia, abbinargli questo bellissimo. e utilizzare questo Ci sta perfetto. invece del Date e lasciarlo un Eh po' a sì. riposare, anche perché altrimenti non utilizzo nessun altro orologio e quindi per cambiare avevo pensato di abbinare questo cinturino in modo da Bravo, hai utilizzarlo gusto. spesso durante l'estate, anche perché il bracciale si va a rovinare. Certo. Che ne dici? Sì, è Secondo te promosso. È può durante. andare? Eh sì. Grazie, un saluto a tutti gli amici e alla prossima. Alla prossima, Ciao. ciao una, ciao una, ciao una. Begli orologi, tutta la tua collezione è impostata, diciamo, improntata al vintage praticamente. A parte il Black Bay 58, che mi hai fregato all'ultimo con il Black Bay 58, che l'hai tirato fuori così blu, proprio moderno, un jolly, l'hai tirato fuori e non me l'aspettavo. Però per la maggior parte sul vintage e sul gusto per i begli orologi, dai, è inutile negarlo. Stellina, Longines, Girard Perregaux, è il gusto, no? Il gusto della roba fine ce l'hai, ce l'hai. Per cui per tutti questi simpatici orologi ti do un 8, un 8 te lo sei meritato, anche perché mi piace come hai esposto il tutto, lo percepisco, no? Quando c'è questo gusto estetico
questa passione, diciamo come al solito la passione lo percepisco. Il date che non te lo togli più dal polso, fortunati voi che avete un polso piccolino, che un 34 così braccialato, moderno, vi sta a pennello, perché quel date a giorno d'oggi da 34 mm, appunto, se uno vuole comprarsi un Rolexino un po' vintage, quelli sono quelli che costano di meno, 34 mm, già 36 vanno a ruba perché è indossabile da tutti, il 34 è un po' meno, no? Quindi sei abbastanza fortunatello e non te lo vuoi togliere dal polso, e ti capisco, perché quando uno sa, gli piace un orologio lo vuol tenere, però poi devi dare anche spazio agli altri che c'è in collezione. Questo è un problema che sento, vogliono tutti saltare sul polso, no? Vogliono tutti saltare. A quel punto lì chi è che decide? È lei, la scimmietta che è sulla spalla, che col ditino inquisitore, la bacchetta decide: no, te puoi salire oggi, te no, te devi metterti in fila, salirai domani. Hai capito? Decide lei. Poi, perché si sfoga su quelli che vede già in collezione, per non parlare poi di quelli che sono fuori dalla collezione, lì proprio si imbizzarrisce, diventa un cavallo pazzo. Va bene, dai ragazzi, per oggi diciamo che va bene così. Abbiamo visto quattro video, ci siamo divertiti e abbiamo passato una mezz'oretta in leggera compagnia. Io vi ricordo gli appuntamenti fissi, che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.